Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova e seconda puntata della rassegna stanca. Iniziamo subito perché siamo super pieni di notizie, quindi non Vabbè, perdiamoci fammi in chiacchiere. La prima salutarvi. notizia. Ciao Vai, ragazzi, come saluta. state? Spero tutto Vai. bene. Allora, la prima notizia riguarda Patrick Zaghi. È un po' il caso simile a quello di Giulio Regeni, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, però con la differenza che Regeni è stato assassinato, mentre invece Patrick Zaghi si trova nel carcere di Tora in Egitto. Lui è stato arrestato il 7 febbraio scorso mentre era di ritorno da Bologna verso l'Egitto per una breve vacanza. E le accuse a suo carico sono basate su 10 post di un account Facebook che i suoi legali poi considerano come fake, ma che comunque hanno, secondo il governo egiziano, hanno incitato alla diffusione di notizie false, alla protesta, all'istigazione, alla violenza e crimini terroristici, e ora rischierebbe fino ai 25 anni di carcere. Lunedì scorso sarebbe dovuto essere il giorno della svolta per la sua liberazione, invece il giudice del Cairo ha respinto l'istanza della difesa decidendo di prorogare la carcerazione per altri 45 giorni. E per Scusami, quanto mi riguarda, la mia opinione è che secondo me è il momento che l'Italia intervenga veramente sul serio su questo caso, facendo un'azione internazionale per salvare questo ragazzo che rimane imprigionato in questo nell'orrore del carcere di Tora, che sappiamo, come anche abbiamo detto la volta scorsa, le carceri egiziane sono veramente qualcosa di che va oltre quelli che sono il rispetto dei diritti umani, quindi vedremo come si svolge anche questo caso. ma te sai perché io, cioè, su sta storia non sono molto informato, però ho visto perché era andata abbastanza virale che pure Scarlett già ha preso posizione, ovviamente Sì. intimando di scarcerare sto Patrick Zaghi, ma perché lei si è sentita così vicina a questa causa? Non ho capito, non so se te lo sai. Ma io penso perché alla fine si tratta di un ragazzo molto giovane che per molti, anzi per moltissime persone, è stato arrestato ingiustamente da innocente. E quindi tutti chiedono a gran voce la sua scarcerazione e vediamo se effettivamente avverrà. Per ora no, per ora è stata prorogata la sua carcerazione, quindi non lo so, vedremo come si svolgerà. Mentre invece finalmente sono arrivati i primi vaccini in Inghilterra, la 91enne Margaret Keenan è stata vaccinata negli Stati Uniti, gasatissima, ha scritto, invito tutti quanti a fare questo vaccino, go for it, è gratuito, è il più bel regalo che mi hanno fatto, regalo di anticipo per il suo compleanno. E è stato vaccinato anche un altro signore che si chiama William Shakespeare, non so se è la stessa cosa, però non so effettivamente quanto stiano bene adesso perché avevo letto di qualche reazione allergica, non lo so. Sì, non dovrebbe esserci subito, immediatamente. In teoria dovrebbe esserci questo vaccino, poi dopo un mese il richiamo se va tutto bene. Ma Quindi poi stavo vedendo il telegiornale sperando che e vada tutto bene. ho visto che è stato vaccinato il primo italiano a Londra, che lavora in ospedale e l'hanno vaccinato. Però ha detto che non c'è Sì, reazioni allergiche né niente. Quindi dai, perché speriamo che vada bene. la prima somministrazione. Certo, la mia somministrazione è partita l'8 dicembre, 53 ospedali britannici, e poi la seconda arriverà anche il 14 dicembre e sarà a disposizione per molte più persone, e si muoveranno anche i medici di famiglia per vaccinare appunto le persone. Invece, notizia della testata del Tempo, è che non solo in Gran Bretagna è stata avviata questa campagna di vaccinazione, scusate. Però anche in Italia arriverà questo vaccino, si spera, e i politici si mettono in prima fila disposti a tutto pur di convincere la popolazione italiana a farlo, a vaccinarsi. E proprio è notizia di questi giorni che sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a somministrarsi il vaccino, e lo farà, si è detto anche disposto a riprendersi mentre avverrà la somministrazione.
purché invogli e educhi la gente appunto a fare lo stesso. E non solo lui, però anche altri politici sono scesi in campo a favore di questa campagna, come per esempio Silvio Berlusconi, che si è detto pronto, ovviamente quando sarà il suo turno, senza scavalcare nessuno. E si è detto pronto a vaccinarsi e anche poi altri politici come Zingaretti e Matteo Renzi. Invece, situazione che ha creato scalpore nel mondo calcistico è la partita di PSG Başakşehir, correggimi se dico bene il nome che ho, non si so leggere questi nomi. E poi però durante la partita, al 16° minuto, il quarto uomo si riferisce a Achille Webbo con il termine negru. Questo quarto uomo, che in questo caso si chiama Coltescu, è di origine. Quindi la parola negru vuol dire nero, come negro vuol dire nero in spagnolo. E è stata fermata la partita, le squadre hanno lasciato il campo perché indignate da questa parola. Allora, io non mi dispiace per questo uomo, per questo Coltescu, perché secondo me non riconoscere la lingua di un'altra persona in questo caso è anche uno dei primi sintomi di razzismo. Cioè, se nella sua lingua negru vuol dire nero, te sei liberissimo di usarlo, ma fondamentalmente non ci sta un proibizionismo lessicale, quindi pure se avesse detto un'altra parola del genere, comunque nero, non mi è sembrato il caso, anche perché hanno messo in mezzo la UEFA, di tutto proprio. Hanno addirittura chiesto di allontanare appunto questo quarto uomo dalla partita una volta che fosse ripresa, quindi uno dei rarissimi casi di espulsione di arbitro. Quindi, però niente, fatto sta mi sembra Demba Ba avesse detto perché ti sei riferito dicendomi negro quando potevi, quando ai bianchi dici, ti rivolgi con giocatore solo perché sono nero mi chiami nero. Io vorrei rispondere io a questa cosa perché, mo, lasciando perdere il PSG che è una squadra di persone di colore, diciamo che all'interno del calcistico la figura di colore è una minoranza all'interno della squadra, quindi per essere, cioè, tu evidenzi un tratto distintivo del giocatore, non è che lo evidenzi il razzismo per quel giocatore. Dici, ma anche a me mi capita per strada, magari quando vedo un ragazzo, cioè, se sono uno nero e uno bianco, dico è uno nero e uno bianco, non è che dico un ragazzo di colore o due uomini, cioè, mi sembrerebbe, non lo so, è comunque nel lessico comune, almeno quello che uso io, e in questo caso anche che usa Coltescu, perché è stato additato di aver usato un termine coloniale razzista, quando in verità vuol dire solo nero nella sua lingua. Sì, fatto sta che poi alla fine la partita è stata sospesa e poi è ripresa il giorno dopo con una nuova designazione arbitrale che invece era italiana. Quindi, diciamo, il quarto uomo in questo caso è stato punito abbastanza severamente. Vedremo se poi verrà punito ancora più severamente con l'espulsione definitiva come arbitro, diciamo. Se non a livello internazionale, almeno a livello, non lo so, a livello nazionale, non ho idea. Mentre invece è una notizia molto importante che purtroppo parliamo ancora di calcio, lascia il mondo del calcio veramente sconcertato anche indignato, perché poi è successo un fatto molto grave a seguito di questo evento. È morto a soli 64 anni l'ex campione del mondo del mondiale 1982 Paolo Rossi. Una notizia registrata lo scorso mercoledì, quando l'ex giocatore si è spento per un tumore che lo aveva colpito solamente un anno fa. Ovviamente è inutile ricordare le gesta di Rossi, tutti lo conoscono per la sua carriera calcistica, l'eroe del Mondiale 1982, nonché capocannoniere e vincitore del Pallone d'Oro lo stesso anno. Poi è stato anche determinante tra le file della Juventus, con la quale ha vinto due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA. Nel 2004 è anche stato inserito nella lista FIFA dei 125 più grandi giocatori viventi. Quindi, diciamo, una morte che ha sconvolto il mondo del calcio, ma che poi ha aggravato la situazione durante i funerali, mentre c'erano i funerali di Paolo Rossi, è stata svaligiata la sua casa.
quindi veramente un Che atto bassezza. veramente, io personalmente sono rimasto sconvolto prima la morte e ancora di più da questa cosa che è successa durante il funerale, è veramente orribile, veramente orribile. Ah, comunque un rapido aggiornamento sul, appunto, come stavamo dicendo prima, sul caso di Reggiani che avevamo parlato la scorsa settimana. Ci avviciniamo forse alla chiusura di questo processo, anche perché sono stati incriminati finalmente questi 4007 egiziani. E, infatti, i PM, cioè, c'è stato talmente tanto casino, un polverone che si è alzato dietro a questa storia che a un certo punto non ce l'ha fatta più manco la procura di Roma e ha detto vabbè basta, mo questi qua li mettiamo in mezzo perché tanto sono sicuro che siamo stati loro, se sono stati loro. E infatti così è. Vediamo se effettivamente poi se la passeranno in carcere. E detto ciò, nel caso di cronaca nera, a Brescia un uomo sulla settantina ha ucciso la moglie nel sonno, prima stordendola con un colpo nel sonno e poi gli ha tagliato la gola con un coltello. La cosa che è ancora più sbalorditiva è che questo uomo è stato assolto perché è stato detto che era privo di coscienza, era incapace di intendere e di volere perché era dentro a un delirio di gelosia. Ma mo che sei in delirio di gelosia o che sei incapace di intendere e volere, comunque ucciso accoltellando alla gola la tua moglie, cioè nel senso gli hanno dato addirittura l'ergastolo, è stato assolto. Comunque, secondo me, questo qua doveva marci in galera, anche perché si parla di Assurdo. femminicidio e poi è una cosa del genere, ed è assolgli, assol cioè, è in controsenso, capisci? Perché avresti Sì, dovuto sì, sì. assolverlo? Assurdo, assurdo, veramente. Un'altra tragedia, sempre di cronaca nera, purtroppo è accaduta nella provincia di Taranto, quando nella giornata di venerdì una ragazza di soli 15 anni ha accusato un malore ed è morta durante una lezione di didattica a distanza. Nessuno tra compagni e professore si sarebbe accorto di nulla, forse per problemi di connessione, o forse perché la ragazza non era inquadrata dalla webcam in quel momento oppure durante l'intera lezione, ma fatto sta che sono stati i genitori a scoprire la ragazza senza sensi nella sua camera. Ovviamente poi non sono serviti a nulla i soccorsi dei sanitari. Per rianimare la ragazza che si trovava già in arresto cardiaco quando erano arrivati. Quindi non è ancora chiaro se la ragazza soffrisse di patologie pregresse o se avesse accusato problemi di questo genere già in passato. Comunque, fatto sta che una notizia veramente sconcertante che è accaduta in settimana. Notizia simpatica per smorzare un po' questo clima di Vai. tensione, fuga da New York con il SUV dei genitori per una sfida social. Due bambini di rispettivamente 12 e 7 anni hanno preso il Range Rover dei genitori da New York e sono partiti. La sfida era di fare 1700 km di arrivare in Florida, ma sono stati bloccati sul Delaware perché uno dei due aveva usato la carta di credito dei genitori in una stazione di servizio per comprare un pacchetto di biscotti. Li hanno rintracciati, i genitori disperati, che ha detto non li troviamo più, non li troviamo più, hanno rivoltato mezza città, ma io dico, vabbè genitori, ma come fai a perderti due ragazzi di 12-17 anni, lasciare le chiavi del tuo Range Rover dentro casa, la tua carta di credito, cioè, mo con tutto il rispetto, magari sei bravo a fare altre cose, ma il genitore no, perché una cosa del genere, cioè, come vuoi che succeda, mo, lasciando stare i social che attanagliano sta società da ormai un ventennio. Poi non lo so che è sta sfida social, però mi sembra carina. Magari se mi capita sotto mano la faccio anche io. Beh, almeno io ho 20 anni e una patente. Certo. E quindi niente. Però veramente, genitori, datevi all'ippica per quello che mi Ma riguarda. più che altro, meno male che il ragazzo che stava tra l'altro insieme alla sorella di 7 anni, il bambino, no, ragazzo, Sì. è incredibile come non ha avuto durante queste 5 ore No, ma come arriva il di pedale poi? guida. A parte quello. Poi il Range Rover, non è che si sta parlando di un fiorino a Sì, metà, no? esatto. Mentre notizia sempre della settimana che è stato giustiziato il detenuto più giovane in 70 anni della storia americana, della storia dei giustiziati americani. Il suo nome è Brandon Bernard, che aveva 40 anni ed è stato giustiziato appunto in America, in cui è detenuto dal 99 quando era solamente un adolescente per omicidio. Pensate, sono previste altre 4 esecuzioni prima della fine della presidenza di Trump.
E come si legge poi in una nota della BBC, durante la presidenza di Trump è stata, diciamo, quella in cui si sono avuti più casi di persone giustiziate, tant'è che da questo luglio sarebbero state già 13 le persone che sono state uccise per omicidio o comunque per... Però vediamo con Biden, perché hanno già ritirato molte nazioni. Biden, secondo Sì. me, non è stato Trump dal punto di vista di pace statunitense, non è stato neanche male, contando i suoi predecessori, non è stato il peggio. A me non piace, quindi non prendo parte, però non era un guerrafondaio. Mentre invece, notizia scioccante, Angela Merkel annuncia un shell lockdown. Se l'ha fatta un po' i cavoli suoi la Germania negli ultimi tempi, bam, adesso boom, 25.000 casi, Merkel va in televisione, dice si chiude tutto, stanno, il Natale non esiste. Non esiste, anche perché lei, questo è il suo ultimo anno che passa in Germania al comando e appunto non voleva che questo suo ultimo anno finisse con morti su morti su morti, morti, quindi ha detto vabbè, a questo punto sapete che c'è, vi levo il Natale, però almeno non morite. E quindi ha chiuso negozi, assembramenti, tutto, lockdown. E ha fatto anche questa conferenza stampa che era molto emozionata, quasi con le lacrime agli occhi. E non lo so, mi ha dato proprio l'idea di essere una vera e propria leader. Spero che si riprenda la Germania. Detto questo, non so che cos'altro dire. Va bene, allora ragazzi, noi abbiamo finito con le notizie e speriamo vi siano piaciute, fatecelo sapere con un commento e ci vediamo la settimana prossima a questo punto, con la prossima Ciao ciao puntata. ragazzi, Ciao ragazzi, bacioni. ciao.